Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video vediamo un primo esempio di applicazione della nuova funzionalità che ho illustrato nel video precedente, e cioè la possibilità di comandare le interfacce grafiche di OpenHub utilizzando dei comandi da inviare su degli item specifici. Nel mio caso ho creato nella mia dashboard sul pannello di controllo appeso al muro su un tablet, ho creato una dashboard rotante, diciamo a titolo di esempio. E cioè il mio tablet mostra in maniera automatica ogni tot secondi una pagina diversa. Andiamo quindi a vedere come ho fatto ripercorrendo i passi che sono stati spiegati nel video precedente e aggiungendo la logica del cambio pagina gestita tramite una rule. Ripercorriamo velocemente gli step che ho fatto vedere nel video precedente per configurare l'item che mi servirà per controllare il tablet. Quindi la prima cosa da fare è creare quindi questo item. Quindi diamogli il nome con la mia solita naming convention, it piano terra cucina hub panel, perché tutti gli altri item li ho chiamati hub panel da quando utilizzavo Hub Panel come software. Command UI, e questo lo chiamiamo Command UI Hub Panel cucina. Deve essere un item di tipo string, la category non saprei cosa mettere, boh, mettiamo text che dà l'idea di un elenco di cose da fare, di comandi, non so. Semantic class, vediamo se troviamo qualcosa di utile. Possiamo mettere un control come point, proprietà probabilmente non ho nulla, anche perché questa roba è molto generica, quindi non metterei nulla, lasciamo solo point control. A questo punto, visto che diventa un point, lo chiamiamo pt. Come parent group dovrei avere il mio equipment, il pannello di controllo cucina, eccolo qua. Così nel modello semantico lo mettiamo all'interno di questo equipment. Creiamo e lo andiamo a ricercare. Ok, direi che non aggiungo altro, non aggiungo il metadata di InfluxDB perché tanto non mi interessa storicizzare questa informazione. Non devo linkarlo a nessun command, a nessun channel perché è un item che poi gestirò direttamente dalle rule. Ok, quindi siamo a posto. Passiamo adesso alla creazione della regola, che è quella che mi permette di scorrere in automatico le pagine sul tablet. La regola l'ho creata su un file di testo, come vedete, perché ho bisogno di gestire delle variabili globali, cosa che tramite interfaccia non è che io sappia al momento possibile. Quindi ho creato un file nella cartella di configurazione di OpenHub all'interno della cartella rules, un file che deve avere obbligatoriamente l'estensione .rules in modo tale che venga riconosciuto come file di regole. In questo file ho creato una variabile di tipo numerico globale e una variabile di tipo array. Nell'array ho messo tutte le pagine, gli URL delle pagine che voglio vengano visualizzate sul tablet. Poi vi faccio vedere come sono andate a prenderle e vi spiego anche perché ce n'è una doppia. Mentre la variabile numerica mi serve semplicemente a tenere qual è l'ultima pagina che è stata visualizzata. Poi la mia regola, gli ho dato un nome, questa è la sintassi classica delle regole di OpenHub, gli ho dato un nome, gli ho detto ogni quanto deve venire eseguita utilizzando una sintassi del cron per specificare le regole di invocazione basate sul tempo. In questo caso la regola viene eseguita ogni 30 secondi. Sulla documentazione di OpenHub è spiegato bene questa parte, c'è linkato un sito dove si possono creare le stringhe di crontab, caso qualcuno non sapesse come crearle a mano. Il corpo della regola è abbastanza semplice. Praticamente viene recuperato dall'array dove sono definite tutte le pagine, la pagina successiva a quella corrente, quindi utilizzando la variabile numerica e poi incrementandola in modo tale che ci si sposta nella pagina successiva. Poi vabbè, ho solo loggato sul file di log il nome della pagina che andrò a visualizzare e poi utilizzo l'item che abbiamo creato prima, sul quale mando il comando navigate due punti e l'URL della pagina che voglio navigare.
in questo modo sui tablet o sulle interfacce che, dove è stato configurato questo item come item di comando, viene eseguito il comando navigate e quindi viene visualizzata la pagina definita dalla posizione dell'array in cui sono. Questo if qua sotto serve semplicemente a dire che se sono arrivato alla fine dell'array ricomincio. Fondamentalmente queste pagine sono il pannello di controllo principale e i quattro floor plan, quindi piano terra, primo piano, seminterrato e giardino. Adesso non mi ricordo sinceramente in che ordine le ho messi, sono sicuro però che il pannello di controllo è il primo. In teoria è il primo e il secondo. Ho usato questo stratagemma, diciamo questo trucchetto, per far sì che il pannello di controllo stia visualizzato un minuto e non solo 30 secondi. In questo modo la prima volta parte il pannello di controllo, ai primi 30 secondi la mia variabile passa all'indice successivo dell'array che però rimane il pannello di controllo. E poi tutte le altre pagine invece vengono visualizzate ogni 30 secondi. Adesso vi faccio vedere come sono andato a recuperare questi URL, ma è molto semplice perché basta andare sull'interfaccia, selezionare la pagina che interessa, quindi ad esempio il floor plan del piano terra, e banalmente si copia l'URL subito dopo server e porta. Quindi questo qua che è il 5 iniziale e 60 finale, e questo qua, quindi il piano terra viene visualizzato come secondo floor plan, e questo si può fare per qualunque pagina viene definita sull'interfaccia di OpenHAB. Questa soluzione, che è abbastanza semplice e banale, si presta bene per dei tablet che sono principalmente in sola lettura, perché in questo momento, con questa logica, se c'è qualcuno che sta operando sul tablet e scatta il timer di esecuzione della rule, praticamente la pagina gli viene cambiata anche se l'utente sta operando. In un prossimo video cercherò di trovare una soluzione a questo problema, facendo in modo che finché c'è un utente che opera, il timer non va in esecuzione. Adesso vi faccio vedere un esempio di esecuzione di queste rules su un tablet, sul mio tablet appeso al muro. Quindi su quel tablet andrò sull'interfaccia grafica a configurare questo item come item di comando e poi aspettiamo i 30 secondi per vedere che effettivamente la pagina cambi. Ok, siamo sul tablet, quindi la prima cosa che in teoria ho già fatto, ma vi faccio vedere, vado nel menu Help and About. Non so se si legge bene, comunque poi scorro giù, vedete che l'ultima voce di menu è Listen for UI Command, dove è stato selezionato, se clicco si vede che si può selezionare un item ed è stato selezionato, vedete, ptpt cucina panel command UI, che è lo stesso che abbiamo visto prima gestito dalla rule. Ok, a questo punto possiamo tornare sulla nostra interfaccia principale e vediamo se cambia ogni 30 secondi. Ah, per comodità metto il timer ogni 10 secondi, così forse è un po' più rapida la cosa, e aspettiamo. Il primo è più lungo perché appunto il pannello di controllo rimane doppio. Ecco, vedete che è cambiata in automatico col primo floor plan e tra 10 secondi dovrebbe cambiare anche, eccolo qua. Poi dovrebbe esserci un terzo floor plan, un quarto e poi dovrebbe tornare all'inizio. Ok, funziona tutto, quindi niente, per chi vorrà ci vediamo al prossimo video dove proverò a trovare una soluzione al problema che dicevo prima, e cioè di non cambiare pagina se c'è qualcuno che sta utilizzando il tablet.